Questo programma è presentato da Buonasera, buon mercoledì, buon 60 News, il nostro preserale. Informiamo, aggiorniamo, ci intratteniamo, rifacciamo riflessioni sulle notizie di stretta attualità, strettissima attualità, ma anche quanto accaduto nelle ultime giornate, anche perché siamo in un periodo topico dell'estate 2024 dal punto di vista degli eventi culturali, incontri, meeting, eccetera, eccetera. Noi proprio da uno di questi cominciamo con Giovanni Pitteri. Per chi ci segue solitamente sa che al mercoledì ci incontriamo col direttore Giovanni Pitteri, fare appunto queste riflessioni sui fatti quotidiani o quasi quotidiani. Bentornato quindi. E io partirei da un incontro che ci ha visti presenti qualche sera fa, un incontro organizzato all'Ocri sulla poesia bianconera, sesta edizione, un altro viaggio nei problemi del calcio italiano. E abbiamo visto, no, per chi segue insomma a margine tutte le vicissitudini che riguardano il calcio italiano, che sono tanti e tanti i problemi, al di là di quelli che sono insomma quelli di conoscenza comune. Abbiamo visto anche attraverso i tecnici, quelli che vanno proprio, hanno le mani in pasta, tanti altri ne sono sorti. E si è discusso con personaggi di grande rilievo, della stampa, ex cronisti, insomma personaggi di grande calibro del mondo del calcio. Pitteri ha fatto parte anche della giuria, quindi pure lui sotto un certo aspetto anche le mani in pasta. Che impressioni ha avuto da queste presenze, da queste attenzioni anche dei massimi esponenti della stampa nazionale? Ma penso che la cosa più importante è quelle riflessioni dopo la manifestazione in sé per sé, analizzando i fatti come sono accaduti. Era un momento perché la politica potesse riflettere sulle osservazioni che sono emerse in quella serata abbastanza significativa, che va oltre lo sport. Mi riferisco principalmente alle riflessioni che poi ha tenuto banco Gianni Fichere, che è il presidente dell'Associazione Vitaliano Brancati, e poi anche il presidente, potremmo dire, della Confindustria o dell'Associazione della Confindustria Albanese in Italia. Sì. Con una mente lucida ha visto le cose più belle della Calabria, ha parlato il lungo e il largo, evidenziando le bellezze di questa nostra regione, ma in particolare della fascia ionica reggina, individuando i mali che l'affliggono e quali sono i nostri torti nel momento in cui non siamo nelle condizioni o non siamo in grado di veicolare quelle immagini, sì, che non sappiamo investire per avere un ritorno economico. Detto da esperti della comunicazione. Cioè, perché diciamo queste cose, Pino? Voi eravate pure lì presenti. Sì. Il folto e qualificato pubblico non ha minimamente posto segni di stanchezza, eppure quel dibattito è durato a lungo su più punti, e i punti che sono, sì, stati posti sono quelli che vanno al di là del calcio. Ah, certo. Perché lì si tratta anzitutto di gente che vive da decenni, che ha contezza, consapevolezza anche dei mali del nostro calcio, quando si parlava del passato, del presente e che cosa riserverà il futuro. Ma mi riferisco principalmente alle parole di Gianni Filera e quelle di Darwin Pastorin, che poi sulla stessa lunghezza d'onda hanno posto in evidenza le bellezze della nostra terra. Sì. E loro si interrogano, dice, noi dobbiamo ritornare per ammirare non soltanto il sole e il mare o le nostre montagne, ma i tesori nascosti che la Calabria pone
non soltanto agli specialisti delle singole materie, parlando di un mondo di archeologia, di religiosità, di percorsi di fede e di cultura, sì, ma questo mondo che ci appartiene deve essere sì tutelato e difeso, ma deve essere anche fruito da coloro i quali sono amanti di queste bellezze. E hanno posto l'accento sui mali e come potrebbero essere posti i dovuti rimedi per offrire a chi verrà dopo di noi, ma partendo da noi stessi, prospettive di crescita non soltanto da un punto di vista culturale, ma da una realtà economica che ci appartiene. E loro hanno detto, o quando in alcuni momenti la Regione Calabria ha investito sui grandi eventi, non ce ne siamo resi conto che partendo da quelle realtà noi avremmo dovuto intensificare gli sforzi, far capire a coloro i quali vogliono essere presenti dalle nostre parti che non è e non si vive di quei 20 giorni d'estate quando, certo, le nostre spiagge pullulano di bagnanti, ma le nostre spiagge possono essere fruite per tantissimi mesi all'anno, le nostre colline e le nostre montagne altrettanto, però poi abbiamo tesori che altri ci invidiano, ma che non sappiamo, non siamo in grado di poterli veicolare. E allora dovremmo interrogarci. Certo, è la politica che deve interrogarsi, gli enti locali devono dare delle risposte che noi oggi come oggi non siamo in grado di dare. Siamo forse in balia di apprendisti stregoni che non capiscono che hanno nelle mani dei tesori infiniti che basta soltanto poi schiacciare un pulsante perché possono essere punto di riferimento per, certo, le nostre contrade. Siamo nelle condizioni di investire in cultura, ma cultura dico non nel senso libresco, perché la cultura del paesaggio, la cultura delle acque, la cultura che proviene da un mondo infinito che diventa da quei beni immateriali, ma che diventano fruiti da chi ne capisce, ma anche da chi non capisce, un mondo è un'attrattiva che può produrre ricchezze. Io questo dico. Certo. Siamo partiti dall'aspetto sportivo, anche perché siamo in ma loro anche prima di parlare dell'aspetto sportivo hanno parlato dell'aspetto socio-economico collegato a terra, quelli che sono i beni grandi comunicatori di cui la nostra, certo, regione dispone, e poi di sport anche perché siamo in una stagione speciale, no? Intanto siamo alla vigilia di queste Olimpiadi, ma poi veniamo dall'Europeo, da tutto quello che è accaduto, ecco, anche a livello di nefasto per quanto riguarda la nazionale. E noi abbiamo usato un linguaggio che come dire, hanno detto un'altra cosa, sì, specialmente Tonino Reff, che non lo vediamo in locandina, il cronista Rai, certo, sì, e tutto il calcio minuto per, sì, minuto, voce storica. Qual è il linguaggio che loro erano obbligati a tenere nel momento in cui non dovevano perdere credibilità, mentre oggi noi vediamo una stampa di parte dove l'arbitro a quei tempi veniva rispettato perché si poteva sbagliare in quanto umano. Oggi la tecnologia non ci mette nelle condizioni di vedere questo mondo che non ha nessun'anima ma vive soltanto di momenti stereotipatici, sì, dello sport, uno sport che effettivamente se non verrà ad essere rivisto e riletto con uno sguardo all'indietro sicuramente non avrà prospettive, perché la gente si disamora vedendo e ascoltando e percependo quello che anche sotto questo aspetto, anche sotto questo aspetto è cambiato valori, il calcio. Mi parlava di rispetti, no, di cronisti che rispettavano un po' anche con ironia, sottolineavano certi errori. Adesso si aspetta il mini errore per massacrare un non arbitro. Solo una delle tante cose dette da Rapp, ovviamente volte, ma pure hanno detto, e degli insegnamenti anche, ma pur avendo dinanzi immagini che passano e ripassano con la lente di ingrandimento, spesso si trovano in disaccordo, e se si trovano in disaccordo dopo aver rivisto, letto e riletto quelle immagini, figuriamoci da una persona che umanamente può sbagliare, viene ad essere messa sulla graticola, sì, anche da coloro i quali non sono d'accordo sull'agire di una figura umana, certo, che deve in un batter d'occhio
prendere una decisione. Direttore, se è d'accordo, manderei il servizio giusto alle tascine rinfrescate e far capire meglio alla gente di che cosa si è trattato e poi prenderemo qualcuno di questi argomenti, faremo delle piccole riflessioni e poi andiamo avanti perché sono tante le cose che anche questa sera vogliamo attenzionare. Servizio? Di Locri si è svolta la cerimonia di premiazione della sesta edizione del Premio Letterario Nazionale Poesia Bianconera, organizzato dallo Juventus Official Fan Club di Locri e patrocinato dal Comune. Siamo giunti oramai alla sesta edizione del concorso Poesia Bianconera, un'edizione che conferma il successo su tutto il territorio nazionale e in pochi anni è stata capace di inserirsi nel panorama dei concorsi letterari nazionali. A conferma che l'amore per la poesia e per la Juventus non conosce confini. Ritengo doveroso rivolgere a mio nome, dei componenti del Consiglio Direttivo e di tutti i soci dello Juventus Official Fan Club di Locri, un sentito applauso a tutti i poeti che hanno partecipato al concorso, ai poeti vincitori e ai loro accompagnatori. Unico in Italia per la sua originalità, questo premio letterario nazionale Poesia Bianconera in lingua italiana e dialettale ha dato la possibilità a molti poeti, tifosi e sportivi dell'intero territorio nazionale di poter esprimere in versi la passione e l'amore per la Juventus. I nostri obiettivi sono sempre gli stessi: promuovere e diffondere la conoscenza e il valore culturale della storia ultracentenaria della nostra amata Juventus. Tra le finalità di questo concorso vi è quello di un avvicinamento comunitario allo sport, al mondo del calcio in particolare, che è lo sport più diffuso al mondo, tramite la poesia in quanto potente strumento educativo, sia sul piano individuale che su quello sociale. Con questa iniziativa noi della Juventus Official Fan Club di Locri intendiamo ripristinare i valori eterni dello sport e della cultura. Sport e cultura, un binomio fondamentale per attivare una contaminazione positiva di valori universali e intramontabili dello sport, poiché la società richiede un patto culturale e sociale che garantisca il rispetto reciproco. Sono stati premiati i vincitori delle due sezioni del concorso in lingua italiana e in lingua dialettale, che ha visto una significativa partecipazione di più persone. Il concorso mira a unire la comunità attraverso lo sport, in particolare il calcio, e a celebrare la Juventus FC attraverso la poesia con i suoi valori. Oltre 65 le poesie sono state giudicate da una giuria composta da magistrati, docenti, poeti, scrittori, avvocati, sportivi e giornalisti. La serata ha incluso un monologo di Salvatore Cosentino, un dibattito sul calcio italiano con vari esperti del settore e uno spettacolo musicale del duo Cusato Gurnari. Cara signora mia, ormai attempata, da tanti anni che i capelli bianchi d'aiuta tempo sta littera posata, e quando cotrarelle a mezze banchi scegliamo ognuno la nostra innamorata. Era un amore platonico, ma vero. La timidezza, l'inesperienza radicata e ho bene un sentimento assai sincero, mi fece rute tegno gabitata, orbo geloso peto tanti amanti, ti coltivano tuo cuore annata dopo annata, ma senza coraggio come fassi avanti. Ti seguì la radio e a televisione, e se come sogno di palato fino, e mi piacciono solo le cose buone, o spesso me io ti trovo da vicino, o stadio delle Alpi, oppure o comunale. Parte della vita mia passai in Piemonte, che a speranza mi posso dichiarare, dormia persino pure sotto i ponti. Ma quando è amore vero, trova loco, stringe i denti e mi trasferì a Torino. Che voglio m'astuto sto potente fuoco e ho chiudo l'occhi standoti vicino. Specie ora che non posso fare un giro, cara Juve, i tempi sono maturi. Voglio moro contento, bianco e nero, con la benedizione d'Agnelli e due signori. Allora, il titolo è Storia di un grande amore. Orizzonte di sabbia e di mare, in un confuso abbraccio tra la terra e il cielo, più di tramonto che di alba il sole, mi parla di ritorno ogni pensiero. E da una vita ci camminiamo accanto, sempre
di un sempre che non può cambiare. Tutto è rimasto come in quel primo sguardo, fermando ciò che non si può fermare. Vecchia signora negli occhi di un bambino, aurora brillante di colori accesi, di bianco e nero si fa carne il tuo destino, deriva eterna tra lacrime e sorrisi. Orgoglio di una promessa mantenuta, a ogni sospiro e battito di cuore, in ogni passo la vita l'ho vissuta, libero e ostaggio di un disperato amore. Nulla poteva essere di meno, nulla poteva essere diverso, un posto riservato su quel treno con tutto ciò che ho avuto e ciò che ho perso. Se trovi chi regala un'emozione, chi aggiunge vita allo scorrere dei giorni, bruci nel fuoco della tua passione, issi le vele e arriva più non torni. Sul ponte segna la rotta il capitano, dal cielo in fondo giù fino all'inferno, per sempre accanto, mano nella mano, stretto alla maglia in un abbraccio eterno. Sei sempre stata quello che non passa, da sempre quello che non può cambiare, un orizzonte e il sole che si abbassa, ma in ogni alba torni a rispuntare. Tuo, come una stella, appartiene al cielo, brilli superba oltre ogni confine, e quando sopra gli occhi scende un velo, sarò per sempre tuo fino alla fine. E già che c'eravamo, abbiamo sentito anche le poesie vincenti, i primi classificati, sezione dialetto, sezione lingua italiana. Poesie interessanti. Direi che questa pubblico, sesta edizione ha raggiunto i livelli straordinari. Non solo, diciamo che l'unica realtà in Italia si intende, per quel che riguarda un premio di poesie dedicato ad una squadra di calcio, certo. Ormai è alla sesta edizione, si parla che ci sono sul sito dell'associazione proprio incolla di manifestazioni simili ed è accettata da tutti per la novità principalmente, certo. Per l'interesse che riesce ad attirare, certo. Ma nello stesso tempo per la serietà, come viene ad essere proposta ed accettata da tutti. Assolutamente. Andiamo avanti, mi faccio dare un assist. Dobbiamo per rimanere... dire a Francesco, chi? Presidente dell'associazione, del club, sì, Juventus Club, Locri, sì, Locri, sì, grazie Agnelli. Per l'impegno che ogni anno profuso, sì. E propone, ma allo stesso tempo a tutti i ragazzi del club, sì. Professionisti molto seri, si dedicano con amore a questo evento, collaborano senza chiedere nulla in cambio, ma vivere e socializzare un'esperienza che credo giova a molto, e molti dovremmo anche attingere, certo. A questi principi che loro vogliono espandere, sul presupposto che il calcio, questo calcio malato, ha bisogno di paletti fermi se non vuole andare come sta andando alla deriva. E questo è un qualcosa che noi dobbiamo dire. Certo. Qualcuno pensa, qualcuno ipotizza, che si vuole mettere un tetto massimo, come avviene nella Formula 1 per quel che riguarda le cifre che debbono essere, o il budget che deve essere speso, perché altrimenti non riusciamo ad andare avanti. Ci siamo dimenticati che in quel dibattito vi era anche un roccellese, Vincenzo Orsino, che è il direttore generale Cosenza, certo. Il direttore generale Cosenza. Del Cosenza Calcio, che è stato in Serie A il direttore del Crotone Calcio, certo. Una persona molto garbata, dalle poche parole ma che riflettono da chi esperto e dentro questa macchina che ogni giorno che passa diventa sempre più veloce, che conosce tutto ciò che ruota intorno al calcio, e l'ha detto con grande umiltà, certo. Ma con grande, da quella sua grande esperienza che ha messo al servizio di noi, i piseri mortali, che vediamo nel mondo tutto ciò che fa luce, ma anche quello che splende molte volte non è che un metallo effimero, e noi ci... Chiaro, io stavo dicendo... inseriamo in questa realtà fatta di ingranaggi dai quali non riusciamo spesso a venirne fuori.
mi stavo concedendo un assist meraviglioso a questo servizio, cioè perché si ricorda, si lamentavano tutti quanti dell'enorme ritardo per arrivare in terra calabra per via di ritardi, treni, aerei. Vabbè che c'era il caso dell'aereo precipitato a Reggio Calabria, però insomma anche la ferrovia, anche come viabilità, anche come strade sono stati dei problemi in quelle giornate. E io vorrei appunto agganciarmi al discorso, alle polemiche di queste giornate sulle stazioni fantasma in Calabria, l'odissea, le proteste dei viaggiatori in un periodo abbastanza topico in cui adesso, proprio adesso in questi giorni inizia il grande esodo, perché chiudono insomma, ecco, la maggior parte, ecco, le fabbriche, pure tutto quanto, inizia il vero turismo che purtroppo, continuiamo a dirlo, è sempre più ristretto a pochi giorni, nel mese di agosto, eccetera, eccetera. Ecco, in tanti rimangono bloccati in queste giornate. E questo fa da contraltare a tutto quello che diceva anche, che dicevano tutti quanti gli ospiti a questa assise. Bello, 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 però, insomma, se non si riesce ad arrivare, diventa tutto molto più difficile, si complica. Io faccio pure tante, sui mali dovremmo porre dei rimedi. E di conseguenza io vorrei prendere come per punto di riferimento di un grosso volume di fine Novecento, intorno al 1800 qualche cosa, inizio del Novecento, era il capitolo nono di lineamenti pedagogici della filosofia di un grande studioso americano, John Dewey. Il capitolo 9 di questo bel mattone è Esperienza e pensiero, dove lui pone, sulla base di un discorso filosofico, una indicazione: i fiumi scendono a valle, i fiumi straripano, ma l'uomo che cosa fa? Crea gli argini in modo tale che possano reggere l'urto delle acque, però anche le acque rovinose del fiume possono essere sfruttate per la produzione dell'energia elettrica. Se noi dovessimo andare a prendere le puntate di 10 anni fa, sì, che qui su Telemia, o di 15 anni fa su Telemia, o qualche articolo apparso sui giornali, sì, anche a quel tempo, e lo dessimo alle stampe, ce ne rendemmo conto che oggi diventa più attuale dello scritto che è stato dato e pubblicato 20 anni addietro, 15 anni addietro. Sì. Prendendo a prestito le parole di John Dewey, se le acque possono essere utilizzate per creare o per produrre energia elettrica, a maggior ragione noi sulle esperienze mutuate dovremmo creare per la stagione che verrà tutto quello che abbiamo visto di negativo e renderlo positivo. Sì. Ma noi ogni volta non facciamo altro che ripetere le stesse cose. Mi fa pensare un'altra cosa, poi di acque parleremo, perché anche insomma è notizia proprio di oggi, dati ARPACAL, eccetera, eccetera. Siete convinto, Pino, che no, noi... No, sono convinto di un'altra cosa, perché poi anche io e lei, no, quando ci incontriamo, facciamo questi molto più rari durante l'inverno, frequenti d'estate questi incontri, abbiamo sempre dei buoni propositi, parliamo sempre in termini positivi, rispetto all'estate, che alle porte, che sta per arrivare, eccetera, eccetera, per poi puntualmente, ecco come stiamo facendo questa sera, fare i calcoli con la stretta attualità, cioè con quello che sono le solite problematiche, l'arrivo, come arrivare, i ritardi, la viabilità, le strade, i problemi, questo e quell'altro. Se lei ricorda, in primavera si parlava, ecco, di questo mega progetto, no? Dell'alta velocità, c'è, sparita tra i fondi che mancano e tracciati e contestati, no? Questa alta velocità, questo mega progetto caduto sempre nel dimenticatoio. Ma anche questo succede di anno in anno, in altri termini, con altre parole, con altri espedienti, però si parla di grandi cose, di cose importanti, di mutamenti in termini positivi per questa terra, e poi siamo sempre a punto di partenza. Ma molte volte, per dire, io ho le mie idee. La stessa cosa anche nelle acque, adesso arriveremo. Io ho le mie idee, cerco di non porle, se non nelle sedi opportune, non è... In televisione le ho dette 1000 volte, ma rischio di essere noioso, ma nello stesso tempo
una voce, oppure noi diciamo che una noce in un sacco non fa rumore. Sì. Quello che io ho posto all'attenzione delle realtà non soltanto locali, in 5 anni in cui ho svolto la carica di sindaco, se le stesse cose di un piccolo comune dell'entroterra Ionica Regina fossero state poste da un grande comune, avrebbero attirato i media da tutta Italia e avrebbero fatto un gran chiasso. Noi non siamo nelle condizioni o non abbiamo la possibilità di poter dire determinate cose, anche se poi messi alla prova avevamo ragione. Il problema delle acque. Sì. Io vedo dappertutto l'acqua razionata, i rubinetti si chiudono, come non mai, sì. L'acqua eccetera eccetera. Il mio paese, lo ripeto ancora, nella mia gestione ha detto no alla Regione Calabria, l'unico paese commissariato, nonostante abbia le buone ragioni. Non abbiamo aumentato il costo dell'acqua, ma se noi abbiamo quell'acqua, il mio, ancora è sempre questo, quel famoso pallino che gira, avremmo potuto creare uno stabilimento regionale per creare o per dare acqua alle comunità, o non comunità, voglio dire comunità che ruotano intorno, sì, agli ospedali, sì. Agli ospizi, alle case di cura, e darla a costo zero? No. E poi ci lamentiamo e non siamo in grado di gestire anche le piccole cose. Problemi molti a livello politico, si parla oggi di autonomia differenziata. Noi abbiamo detto che cosa ne pensavamo dell'autonomia differenziata e quali sono i punti oscuri e le positività dell'autonomia differenziata. Non intendo io ritornare... Sì, anche qui autonomia differenziata si parla, ce la vogliamo dire tutta, anche per partito preso. A livello partitico. Ecco, perché qui c'è tanta Forza Italia, tanti Fratelli d'Italia. No, no, non ci interessa, io vi dico una cosa. Però non è questo il momento, forse non è il momento. Io ho fatto una riflessione. Di proseguire su questa acque, non quelle di uso potabile, dico, dalle mie esperienze, nelle mie scuole, lo posso dire, dove ho svolto, io dico, più bene che male, e non devo io valutarmi, le mie scuole, noi siamo stati sempre autonomi. Non c'era bisogno dell'autonomia scolastica. E ho dimostrato come si può fare una determinata attività con costi di gran lunga inferiore a quelle che sono le realtà. Quando compravo le tute per i ragazzi che portavamo, diciamo meglio, all'estero, nei campi in Italia, avevamo principi, le nostre tute con la stessa marca riuscivamo a pagarle un 40% rapportato agli altri. Quando facevo gli acquisti per le mie scuole, io ho dimostrato che riuscivo ad avere sì, un ritorno tra prezzo, qualità e modo di acquisti, che ancora con i prezzi inferiori avevo un ulteriore ribasso di oltre il 20%. Dice, come? Non sono cose da dire o da porle qui ai 420. Nel comune, sì, negli anni del mio sindacato, ho detto a tutti, dobbiamo noi creare il personale, e l'abbiamo creato. San Giovanni è in grado di gestirsi sulla nostra lungimiranza. Il mio paese, quando ho dovuto trovare un istituto cassiere a Roma, lì al grande centro delle nuvole, capii soltanto volando quale poteva essere un punto di riferimento, e abbiamo partecipato al progetto Polis, i piccoli comuni crescono. Dico soltanto una cifra, nel 2020 pagavamo, per quel che riguarda la gestione delle casse del comune,
una cifra che si aggirava intorno a 8.500 euro. Quando io devo firmare il primo contratto, mi rivolgo all'ente Poste, che ancora non sapevo, non avevano in Calabria o nella provincia di Reggio Calabria contezza di come si potesse svolgere e come potesse essere l'istituto cassiere delle Poste. Un'esperienza nuova. Da 8.500 euro passiamo a 2.200 euro. Nel 2023 dobbiamo rinnovare il contratto per altri 5 anni, viene ancora ribassato, 1.900 euro. Cioè, in che cosa voglio dire questo? No, chiaro. Non è che ne abbiamo bisogno della politica o del politico di turno. Dobbiamo vedere come escono i bandi e come partecipare ai bandi e sapere e capire e saper leggere quelle determinate cose. Un paese come San Giovanni, se ha bisogno di una... Noi facevamo le carte queste elettroniche che arrivano direttamente dal Ministero, sì. Prima ancora che altri comuni grossi li facessero. Se voi venite a San Giovanni e volete una carta cartacea per quelli che sono a lei, siamo in grado di fare la seduta stante. Noi abbiamo partecipato con il progetto delle poste, quelli... Polis, piccoli, sì, abbiamo uno sportello ATM. Un po' più importanti e non riescono. Okay. Che noi siamo in grado, cioè sono le poste in grado, non noi, sì, con quello sportello di poter garantire anche un passaporto, avere un certificato con il casellario giudiziario. Che sembra poi si stia parlando di chissà che, insomma, ma sono. Cioè, voglio situazioni di servizi anche abbastanza elementari, no? Diffusi e che quindi vanno garantiti anche, cioè, io dico, un paese l'utenza che ha un sistema di videosorveglianza con le barriere architettoniche abbattute, sì. Cioè, non è che ci vogliono grandi cose o che deve intervenire il deputato, il senatore, il consigliere regionale o l'assessore regionale di turno. Io però non volevo perdere quel filone che avevamo intrapreso, no? Si parlava di situazioni, insomma, abbastanza attuali, fatti quotidiani, però con l'argomento principe che siamo in piena estate, no? E quindi questo, che estate stiamo servendo, no? Residenti, ma soprattutto visitatori. Con quali problematiche e se è cambiato qualcosa di quello che si è discusso, programmato, fatto durante mesi autunno, inverno, primaverili e poi d'estate in realtà come ci troviamo. A proposito di acque, lei subito si è messa a parlare, va bene, chiaro è stato con le acque domestiche, uso domestico eccetera, eccetera, però insomma le acque marine, perché qui c'è questo report che abbiamo diffuso anche oggi ai nostri giornali, questi dati di Goletta Verde sulle coste calabresi, anche qui nuovamente puntualmente anche quest'anno si parla di qualità delle acque, cementificazioni con dati negativi. E allora la domanda è sempre quella. Di un buon 40%, sì, ma che sono le acque buone, capito, si intende. Ma tutto il lavoro profuso, tutte le chiacchiere, anche noi stessi ci siamo detti e fatti, pitteri. Allora è vero. Ci siamo ingannati reciprocamente, che cosa? In realtà quel lavoro non è stato fatto diversamente da come è stato pubblicizzato, così divulgato, eccetera, eccetera. Se poi il risultato è comunque terribile per come emerge e per come abbiamo documentato. Adesso ecco, non ripetiamo il servizio. Ecco il discorso che voglio dire. È facile pensare a noi nella nostra regione siamo stati sempre abituati per tutta quanta la Calabria ad attendere o aspettare la manna del cielo. Sì. Addebitare ad altri quelle che sono le nostre negligenze, sì, quella nostra incapacità di saper gestire il territorio. In buona sostanza, se io so che i depuratori non funzionano, se io so che le acque che si riversano poi nel mare sono acque stagnanti, che hanno batteri, che non viene ad essere depurato bene, sì, tutto quel ben di Dio, dobbiamo pervenire a dei rimedi. Questo è il discorso di fondo. E il problema dell'autonomia differenziata io la pongo sotto questo aspetto. Siamo noi nelle condizioni di poterci autogestire, scegliere le vie migliori per le nostre comunità? Io sostengo una tesi. Se io sono autonomo e sono nelle condizioni di scegliere, di saper scegliere, di saper valutare, di mettermi in gioco, sì, non devo attendere che siano altri a porre in essere le strategie opportune e dire che la colpa è degli altri nel momento in cui quei rimedi avrebbero dovuto essere punto di riferimento per la crescita delle nostre comunità.
Il mio può apparire un discorso astruso. Io dissi che la difficoltà maggiore è quello di reperire le fonti. Sì. Non mi trovo d'accordo con nessuno quando si dice che il Sud con l'autonomia differenziata diventa ancora più succube di quanto è oggi. Io dico che se noi abbiamo una classe politica che sia in grado di gestire come deve essere gestito un territorio e sa imporre quelle che sono determinati percorsi strategici, tante cose verrebbero e troverebbero la giusta determinazione. L'unica negatività che io vedo sono la mancanza di fondi, perché qualcuno sostiene, dice, ma gli altri si arriccheranno, oppure molti si arricchiscono, perché mi riferisco alla sanità, con i nostri contributi o con quel budget regionale che viene a essere mandata alla sanità, okay. Del ma scusate, e che cosa deve fare uno? Vogliamo avere questi ospedali come i nostri, che sono, come si dice, il non plus ultra della negatività sotto tutti i punti, cioè, di ci vista? Ci possiamo mettere d'accordo così in tempo reale, perché poi questo è, dobbiamo dirlo alla gente, no? A me verrebbe da sorridere, ma abbiamo pianto noi preoccupati, lei ovviamente, per aver subito il sinistro. Lei, qui abbiamo parecchie volte che poi stiamo parlando di argomenti essenziali per l'estate 2024, la viabilità, abbiamo parlato, no? Ecco. La qualità delle acque, perché la gente viene qui a farsi il bagno, a portare i bimbi così in spiaggia, eccetera eccetera, e poi la sanità, che sono argomenti, insomma, se essenziali. Dicessi... No, stavo per dire, se la sente, non vorrei provocare incidenti, voglio dire così in diretta, di parlare del suo aspetto personale, del suo fatto personale, di quello che le è capitato, perché quante volte abbiamo parlato io e lei di sanità, però curandoci degli aspetti, insomma, altrui, di fatti ed episodi capitati ad altri. Se dovessi capitato dire che mi è capitato a me personalmente, domenica dovrei smettere soltanto i manifesti in mezzo. Se la sente di dire, perché poi è un esempio. Me lo posso dire. Sì. È un esempio, insomma, nel giardino, tipico. Così, senza nemmeno rendermi conto, vado, non nemmeno a sbattere, passo un pezzo di lamiera. Per curare questa apparenza, ma è indicativa. Lamiera, un taglio che se in profondità pure, senza nemmeno accorgermi, nemmeno il rasoio più affilato della fabbrica che produce i migliori rasoi. E poi? Dico, mia figlia se mi accompagna all'ospedale di Locri. E qui viene, diciamo pure le cose, perché altrimenti non potremmo vedere. Sì. Lì, allo sportello, dice, come vi chiamate? Ma dico, ma sì, ma scusate, voi non avete una banca dati? No, ancora la banca dati non l'abbiamo. Va bene, scrivete che vi dico. Dopo un quarto d'ora, ma posso sapere, un medico, perché il sangue... Intanto lei sanguinante, eccetera, eccetera. Poi c'è un medico, dice, quando arriva il vostro turno? E intanto lei sanguinante. Al che, ad un certo punto, senza rendermene conto, come mia abitudine, dico... Lasciamo questo luogo pio, dove non c'è nemmeno un bagno, mi puoi accompagnare a Polistena? Vi premetto che lì al pronto soccorso la vetrata esterna è un capolavoro. Arrivo a Polistena, per carità. Vi è un sindaco amico di quelle parti, e come mai sei venuto da queste parti? Che perlomeno, racconto la storia, perlomeno qui... La sanità è migliore. Sì. Tra colleghi si sa, insomma. Non dico chi, perché dico come. No, non si potrebbe, però, insomma, arrivare. Okay. Perché lui ha pure qualche persona molto vicino a lui che fa parte della sanità in quel morsocomio. E poi cosa accade? A un certo punto dice, sì, i dati sono inseriti a sistema. Però mi dice il medico, un bravo e giovane medico, dice che deve, prima che si liberi il lettino, per potermi cucire. E tanto lei continua a sanguinare, questo io sottolineo sempre. Questo andava da sé. Arrivano nel frattempo due bambini, i piccoli, li mandano il reparto in pediatria. Sì. Un altro bambino, un ragazzino, poteva avere 10-12 anni, accompagnato dai genitori, pure lui aveva avuto un taglio al ginocchio.
il discorso di fondo, come appena si liberò quel lettino, mi mettono, dico soltanto, la grande disponibilità, e questo dobbiamo dirlo, del personale che opera nel pronto soccorso, di grande capacità e di grande esperienza, però viene messo con le spalle al muro. Ci sono 5 lettini, da una parte c'era uno che stava morendo, più là l'altro non so se è morto prima che arrivasse, eccetera, un altro è una... L'unico lettino è uno solo, perché potessero fare gli interventi di questo genere. Vi premetto che i miei punti, dico, quanti punti avete tirato? 8, 10, 12? Mi dice il medico o l'infermiere, non so chi fosse, dice, noi non abbiamo l'abitudine di contarli. È vero, però ho bisogno di una iniezione antititanica e degli antibiotici. Cerco di vedere qual è la farmacia di turno, chiamo, anzi è mia figlia che chiama l'infermeria senza dire niente, dicono, vi attendiamo, anche se noi dovremmo chiudere, per potervi dare sia gli antibiotici e sia la puntura per quel che riguarda il tetano. Il mio discorso è un altro: se lì sono necessari perlomeno 20 posti, ecco la morale, e voi sapete, con un'utenza che si aggira intorno a 200.000 persone, dove vengono a Polista dal Vibonese e dal fascia ionica della nostra provincia, vogliamo metterli nelle condizioni di operare con serenità, con grande capacità, e non dire abbiamo degli ottimi professionisti, ma non li mettiamo non gli consentiamo. Stiamo parlando di un semplice, complicato taglio, non stiamo parlando. La cosa più bella è un'altra, che mentre poi mi dicono quando potevo dare, un medico cubano molto garbato e capace, carità, competenze, sotto tutti i punti di vista, quando cerco di uscire, questo era un lettino in un angolo, credo che nelle nostre case uno spazio così si utilizza soltanto per mettere il secchio dove noi mettiamo il mocio e qualche gli oggetti che servono per la pulizia della casa domestica, sì. Si rivolge a me, dice, questo è lo spazio dove vi era una donna su quel lettino con una flebo già posta, perché serviva quella flebo, in un metro, non credo che non era, un metro per due metri, un angolo dove soltanto nemmeno nelle nostre case viene ad essere spazio utilizzato. Se la realtà è questa, io credo nelle grandi capacità del Presidente della Giunta regionale, io credo nella grande volontà di fare e disfare, in meglio si intende, ciò che è nelle loro umane possibilità, però non possiamo far finta di niente e non possiamo dire ai nostri responsabili della sanità nella provincia di Reggio Calabria, quando vengono a proferire che noi possiamo vivere nell'Eden, in un paradiso, che credo che non sono le classiche cliniche a 4 o a 5 stelle, ma noi vorremmo perlomeno non ascoltare le solite prediche di turno, che dovrebbero indurci su strade non polverose ma lisce come un biliardo, che ci portano ad ammirare paesaggi indimenticabili. E non fare giochi di parte, di partito, perché spesso tante cose vengono gelate, lo sentiamo anche qui. E alla politica principalmente. No, ma va tutto nella bene fascia sanità, ionica, tranne qualche sindaco, tipo Giovanni Calabrese, il sindaco di Locri, qualcun altro, ma non abbiamo fatto niente di niente per dire, per far ascoltare la nostra voce mattina, mezzogiorno e sera, per togliere da queste acque stagnanti, da un conformismo senza pari, e far capire. Che non dire sempre diritto, 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 che a me non piace nemmeno il termine diritto, di metterci nelle condizioni e di mettere nelle condizioni chi opera di poter avere una realtà
accettabile. Senta, mi viene in mente, minimo di indispensabile, ma senza adesso spingo sull'acceleratore capire, far capire agli altri che quel che noi diciamo sia diverso. Io per esempio trovo la forza di dire che pensando o cercando di coprire i danni altrui, che la colpa è di quelli che erano prima e quelli che vengono dopo ad essere addebitati da quelli che verranno successivamente come la panacea di tutti i mali, questo non sta bene a nessuno. Tra spiriti ben pensanti, tra persone di un certo garbo, tra persone che hanno un certo e una grande forza, un equilibrio mentale, una grande capacità cognitiva di vedere nelle disponibilità che ci sono, di creare gli ambienti idonei perché ciascuno si possa curare. Come un'altra cosa, non far sì che gli ospedali diventano sempre di più oggetto di ammalati che vengono da casa portati lì per non trovare la giusta collocazione. Dico che l'ospedale deve essere soltanto per curare e non essere un reparto di geriatria, se non la geriatria nei casi in cui dovrebbe essere. Chiaro, abbiamo parlato anche questa volta di sanità, anche un caso personale addirittura. E vedere principalmente in alcuni momenti, sabato sera, quando specialmente i pronto soccorso pullulano di giovani che hanno bisogno non so di che cosa, nel momento in cui prima tra balli e sballi abusano di qualcosa, hanno bisogno cercare di far capire o trovare le strategie perché ciò non avvenga, o di lenire in parte quello che è possibile i mali che affliggono questo nostro tempo. Se riesco, non ci sarebbe tempo manco per una, ma per due argomentazioni. Intanto parlava di sindaci e mi è venuta in mente questa cosa, anche perché ci siamo spesso detti il comitato dei sindaci ha rallentato la propria azione, tanto adesso si vota, ma si è votato da più di un mese e adesso cosa si fa? Si va in vacanza? Non passa per la testa di nessuno che c'è da fare questo comitato, che comunque se funziona qualcosa serve, abbiamo visto il comitato dei sindaci, comuni. Ci vediamo dopo le vacanze? Ma io non dico niente. Di vacanze no, io non ho avuto fiducia. Lei è sempre molto critico. Ma io non ho avuto mai fiducia. Abbia... Ma io l'ho detto. A me non interessa che faccia il presidente. Che sia il mio presidente. Sì. Io ho detto, ho preso la parola ogni tanto, ho detto le mie, sanno benissimo che vedo le cose con una mia prospettiva, pur sapendo molte volte di sbagliare, però cerco di rivedere quando commetto dei percorsi non facilmente percorribili. Un qualcosa. Ma scusate, nella scuola, io sono stato 25 anni a dirigere, prima come direttore didattico, poi ci hanno fatto diventare dirigenti. Dirigenti di che cosa? Intanto io mi sono fermato alla scuola di Armando, cioè un editore che nell'isola Tiberina ha creato tutto ciò che era possibile creare a livello librario, si intende, perché la scuola italiana potesse crescere. È fallito. Però noi ci siamo fatti a quella scuola. Armando ha pubblicato tutto ciò che era possibile pubblicare, opere che pervenivano da tutto lo scibile pedagogico, filosofico, antropologico che ci poteva interessare. Ed è una. Nel momento in cui io so, e noi l'abbiamo detto più di una volta, che ci sono delle negatività, voglio in tempo creare un percorso perché non avvenga quando poi succede un disastro, l'irreparabile e l'improponibile. Un esempio pratico. L'anno scorso di questi tempi si parlava della strada a scorrimento veloce Ionio Tirreno, si parlava della galleria, si parlava che nella galleria grande, quella lunga 3 km, eccetera, eccetera, 100 metri, 300, quant'è, che cadono
cassa che deve essere chiusa, che ci sono dei lavori improcrastinabili, urgenti da fare. Sì. Ma scusate, è passato un anno. ANAS, non ANAS, politica o non politica, ma nessuno, è passato un anno, ma avete progettato quello che voi potreste realizzare fra 10 anni? Se la galleria è una, un anno poteva essere speso per una progettazione, per una futura, per un'ipotetica galleria alternativa all'attuale galleria, nel momento in cui voi non volete bypassare la limina con una strada che sia consona a quelle che sono le viabilità, non la viabilità attuale. Abbiamo iniziato a parlare di calcio, voglio entrare a gamba levata, no, ancora non c'è per più dire tempo, queste cose. La vorrei trattare anche per chiudere col sorriso, forse è un aspetto positivo, a seconda insomma come uno la prenda, la intenda, no? Questa è l'ultima, questa riflessione le propongo, questa è l'ultima settimana da semaforo giallo, nel senso che ancora non abbiamo il massimo delle presenze, devono chiudere le fabbriche, il grande, ecco così, delle ferie, poi settimana prossima semaforo verde, arriverà tutta quanta la gente. E qui cosa si fa di anno in anno? Bene, male, mi commenta anche in maniera, se vuole, abbastanza ironica, perché ci sono tutti gli spazi, termini per farlo. Ecco, questa grande corsa da parte di tutti i comuni, dal più piccolo al più grande, a fare la migliore manifestazione, a spendere quattrini che manco si hanno, no? A portare il cantante di grido che piace, può non piacere, eccetera eccetera, a fare 10 sagre nella stessa serata a distanza di pochi chilometri, eccetera eccetera eccetera, le potremmo dire ancora di tante. Ma lei quest'estate a queste latitudini, che ha sempre la stessa forma e consuetudine, cioè io dico soltanto che ci sono, chiudiamola col sorriso, è forte dubbio, belle iniziative ci sono, belle assolutamente, nello spazio di 15 giorni voglio dire. Però il discorso di fondo è che si accavallano, cioè manca l'acqua ma c'è il cantante da 40.000 euro, a dire poco. Io vorrei ancora argomentare, ma io sto dicendo nel mio paese, sì. Ed io da sindaco abbiamo dato l'autorizzazione per fare ad un giovane del paese, sì. 5-6 serate di questi spettacoli rap, non so come si chiamano, oppure cantanti della nuova generazione, sì. Dove si dice che verrà pure Fedez. I biglietti sono tutti venduti. Sì. Questo è il discorso di fondo. Che sono appetibili ai giovani. Certo, certo. Il concetto è, un ragazzo riesce a capire un movimento e lo anticipa. I nostri comuni non anticipano un bel niente, perché ognuno, se noi andiamo ad analizzare i manifesti delle serate agostane, sì. Sono su per giù sottoposte una sull'altra in maniera di poca differenza. Qualcuno si improvvisa la propria serata gastronomica. Sì. Ma queste sagre, quale senso hanno? La sagra può essere, se Cittanova mi fa la sagra dello stocco, se Mammola mi fa la sagra dello stocco, che ha avuto in questi anni un ritorno non indifferente. Certo. Ma non mi può star bene che un paese di montagna mi faccia la sagra del pesce azzurro, oppure la sagra del fungo in un paese di marina, però che non sia Rocelle, perché Rocelle se lo può permettere perché ha l'associazione micologica, ma di grande importanza, e allora il discorso è diverso, che sa utilizzare allo studio del territorio o del proprio habitat, e di conseguenza far gustare dei prodotti che hanno una radice nel luogo, ci fanno conoscere un mondo e ci dicono da dove, sì. Provengono questi prodotti del sottobosco delle nostre montagne. E allora qui mi sta bene, ma se noi andiamo in ogni realtà, zeppole, vino, salsicce e altri, e pannocchie arrostite. Certo, aggiungiamo, sì.
Qui si passa dal silenzio più assoluto, diciamo così, al chiasso. Ma il concetto è: perché non andiamo e spalmiamo le realtà migliori, specialmente quelle che sono finanziate dalla Regione Calabria, quelle che dove hanno un interesse di grande importanza, e dovrebbero essere non soltanto i comuni, ma queste iniziative dovrebbero essere pure trovare un riscontro a livello regionale e veicolare un prodotto che abbia un ritorno e invita le persone a venire non soltanto in quei pochi giorni d'agosto, ma che sentono che non sai dove andare, cosa fare, tutto. Ma c'è gente che passa da un paese all'altro e dice: noi stasera andiamo e ceniamo perché c'è una bella sagra. Ho capito, ma diventa uno stress, diventa un sistema copia e incolla. Va bene, o non è così per caso? Questo è tra i problemi minori. Ma noi quante cose belle in Sicilia. A Taormina si andava a Siracusa, voglio dire, le serate del teatro greco. Ma noi qui abbiamo teatri greci e romani, ma potrebbero essere le serate del grande teatro inserite in un contesto nazionale. Quanti luoghi archeologici abbiamo che potrebbero offrire? Festival Jazz è uno solo, ma in quei giorni Roccella è punto di riferimento di un programma che viene veicolato a livello nazionale. Ecco il discorso di fondo. Bene, dobbiamo chiudere, Pitteri. Godiamoci comunque anche quest'estate, comunque con tutti i suoi problemi, le sue prospettive. Ma ripartiamo le stesse cose. Tanto è vero che chi ci ascolta, noi non abbiamo né una scaletta né un punto di riferimento. No. Parliamo su un fatto di una settimana, prendendo lo spunto dal titolo di quel servizio per analizzarlo, per porlo alla vostra attenzione. Perché le nostre riflessioni, prima di porle a voi, vogliamo che siano dentro di noi scolpite, che ci inducono a rileggere quello che noi pensiamo. Sì. Perché noi vorremmo perlomeno buttare quel sassolino nello stagno, l'abbiamo ripetuto centinaia di volte, ma che non rimanga lettera morta e possa essere oggetto di riflessione anche da parte nostra. 106, così perché... Chiudiamo. Pensavo, insomma, fosse scusate, da quanto tempo l'ANAS dice che per quel che riguarda la fascia ionica Regina, la strada non ha progetti, quindi rimane il finanziamento soltanto nella realtà catanzarese. Fra un anno ripeteremo che ancora la 106 eccetera eccetera, che non si può attingere ai contributi nazionali, europei, ANAS o non ANAS, comune o non comune, che vuole di più ne metta, perché non abbiamo un progetto. E ripetiamo molte volte la solita preghiera che dice: andate in pace. E noi ripetiamo, da come popolo andiamo in pace. Diciamo, rendiamo grazie a Dio. Grazie a Pitteri. Grazie a voi. A domani allo stesso orario per un nuovo 60 News. Buona serata. Buona serata a tutti. Questo programma è stato presentato da Pubblicità.